Bentrovati ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 dedicata all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Da tempo anche nella nostra regione si parla della necessità di investire maggiormente nella mobilità sostenibile. Ebbene, dall'aula del Consiglio regionale della Toscana è stato approvato a maggioranza un provvedimento proprio per incentivare la mobilità ciclabile. Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale con 23 voti favorevoli e 14 astenuti, la legge che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica in Toscana. La Regione già dal 2012 aveva provveduto a definire una disciplina organica sulla mobilità ciclistica e a distanza di circa un decennio si è deciso di procedere ad un aggiornamento sia per adeguarla alla sopravvenuta normativa nazionale sia per introdurre nuovi elementi finalizzati a promuovere la disciplina in modo ottimale. Nel corso del dibattito in aula sono stati accolti due emendamenti presentati dal principale gruppo di opposizione per rafforzare l'aspetto sportivo della mobilità ciclistica e per precisare che il primo obiettivo degli interventi infrastrutturali dovrà essere quello della sicurezza. Logico che siamo a favore, però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti, quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive, visto che loro hanno approvato all'interno questo emendamento, e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica, perché ad oggi ad esempio gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX, insomma, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche, no, di sviluppare la loro attività. Ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire, non di attuarlo immediatamente, ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno, visto che ormai, visto che il ciclismo è la seconda fonte, no, a livello proprio numerico per quanto riguarda l'attività sportiva dopo il calcio, perciò ritenevamo fosse opportuno iniziare a pensare anche a dei percorsi adatti a questi appassionati, agli amanti anche del ciclismo. Purtroppo sono state bocciate, ritenendole probabilmente non congrue a quelle che era questa modifica di legge. Ci dispiace molto, perché poteva essere intanto mettere all'interno di questa modifica, di questa PDL, qualcosa che potesse interessare tantissimi cittadini toscani. Come Fratelli d'Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile, con alcune osservazioni che ci hanno portato poi all'astensione al momento del voto. In particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti cicloplan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate, pur prese in considerazione dalla maggioranza, dicendo che saranno oggetto di una approfondimento ulteriore. E infine abbiamo posto la questione sul mobility manager, che dovrebbe essere cioè quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali, e abbiamo proposto che sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente, mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne, secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Si tratta comunque di un adeguamento normativo che tiene conto anche dell'introduzione nell'ordinamento della città metropolitana, che non era prevista nelle norme, che in qualche modo, come dicevo, abbiamo salutato con un voto di astensione, e poi vedremo nel proseguo, nei prossimi mesi, se e come apportare ulteriori correttivi a questo complesso sistema.
Ci spostiamo adesso nel territorio della provincia di Pisa per la presentazione del progetto di recupero di uno dei capolavori della nostra regione, la Torre di Caprona. Ha preso il via con la presentazione al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo il percorso con cui l'amministrazione comunale di Vico Pisano si pone l'obiettivo di recuperare la Torre degli Upezzinghi in località Caprona. Un progetto, questo, particolarmente apprezzato dal presidente dell'Assemblea legislativa che sta studiando la fattibilità di un percorso normativo in analogia con quanto già fatto per le città murate per il recupero delle rocche toscane. Pezzi di territorio che secondo Mazzeo vengono lasciati un po' a se stessi e che invece potrebbero incrementare il patrimonio artistico della regione. Il presidente ha anche riproposto l'idea di realizzare un biglietto unico per città come Pisa, Lucca e Livorno, così da permettere ai turisti di visitare le maggiori attrazioni toscane. Sulla riqualificazione della Torre di Caprona, Mazzeo ha spiegato che sarà un modo di restituire alla cittadinanza uno dei gioielli più belli della Toscana. Ma innanzitutto ho voluto che una conferenza stampa importante fosse fatta qui al Parco di San Rossore, il luogo in cui abbiamo voluto portare il Consiglio regionale sul territorio. Dopo aver incontrato tante cittadine, da oggi lanciamo l'idea di incontrare le giunte, le amministrazioni locali, chi è in prima linea sul territorio. Oggi siamo qui per lanciare un'idea, quella di cercare di trovare le risorse per finanziare la riqualificazione della Torre degli Upezzinghi, un gioiello nel territorio di Vico Pisano, di Caprona, un pezzo della bellezza della nostra storia e della nostra terra, un luogo citato anche da Dante nella Divina Commedia, un luogo che ha fatto molto discutere il rapporto Pisani-Fiorentini, un luogo su cui dovremmo investire per guardare con speranza e ottimismo al futuro e completare quel processo di riqualificazione dell'area di Vico Pisano, dal camminamento del Brunelleschi alla scuola elementare per passare alla botte e arrivare alle tante torri riqualificate. La nostra è l'idea di sostenere una Toscana diffusa e fare in modo che il turista non venga solo nelle grandi città d'arte, ma vada a conoscere i gioielli del nostro territorio. L'importante è, secondo noi, è continuare a programmare bene e a cercare di avere degli obiettivi raggiungibili. Iniziando a lavorare sulla cosa, a spiegarla al Consiglio regionale, a parlare con la proprietà con ancora più chiarezza, perché come sapete la torre e l'area sono private. Possiamo pensare, abbiamo diverse idee, o una convenzione pubblico-privata per attrarre investimenti come è successo con la famiglia Fer a Vico Pisano. Ipotesi di acquisto, bisogna anche capire che risorse ci sono in ballo. Come in altri casi è importante quantificare la cifra, perché pensiamo veramente che non sia una cifra irraggiungibile e con la programmazione e col lavoro si possa raggiungere anche questo che inizialmente era un sogno. Restiamo in ambito culturale. Dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, nel fine settimana tra il 7 e l'8 maggio prossimi a Torrita di Siena torna il Borgo dei Libri, giunto alla sua 8ª edizione. Valorizzare i libri e la lettura. Tutto pronto per l'8ª edizione del Borgo dei Libri, che si terrà a Torrita di Siena sabato 7 e domenica 8 maggio. La mostra darà ampio spazio nel centro storico della cittadina a case editrici, libri antiquari, collezionisti e autori. Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha ribadito che si tratta di un evento nato nel segno di quella che oggi deve essere la Toscana, tenuta insieme da arte, bellezza e cultura, di una terra che per prima ha abolito la pena di morte per la sua capacità di saper anticipare anche i temi più di frontiera. Ci saranno eventi culturali, presentazioni di libri e vari concorsi letterari per ragazzi più o meno grandi, quindi si va dalle medie elementari fino alle superiori, e siamo contenti di ritornare finalmente in presenza
l'ottavo anno, che è anche l'ottavo anno in cui io sono sindaco, quindi è un evento, diciamo, sì, inventato dalla mia vecchia giunta e portato avanti da quella nuova. E dopo 2 anni purtroppo di edizioni online abbiamo fatto la nuova edizione, ovviamente tornando alle vecchie, alle origini. Si torna dopo 2 anni in presenza, un evento, io ci tengo particolarmente a sottolinearlo, a misura anche di bambino, perché nell'evento sono coinvolte in particolar modo le scuole di Torlita. Tutti i bambini hanno a disposizione un buono libro da consumare durante la manifestazione, e per poter acquistare un libro e poterselo gustare in armonia insieme ai loro compagni. Un evento dove appunto anche le scuole sono protagoniste, insieme anche a tanti altri eventi per adulti. L'importanza della carta, del libro, è già stato detto che si coinvolgono molto le scuole, ma non solo. È un evento che cerca di educare gli studenti, i ragazzi alla lettura, ed anche a formarsi un'opinione, perché è quello che poi avviene leggendo in autonomia i libri, avviene la scoperta dei propri gusti letterali, delle proprie opinioni. Insomma, ci cerca di dare un contributo importante anche nella formazione dei cittadini di domani, insomma, cittadini si spera consapevoli e soprattutto capaci di pensare e di crearsi un proprio pensiero. A proposito di libri, in Consiglio regionale della Toscana è stato presentato il volume La buona politica, che ha tra gli autori anche l'ex governatore toscano Vannino Chiti. Un libro e un'opportunità per riflettere sull'importanza della politica in una fase delicata come quella che stiamo attraversando, e soprattutto per il conflitto in Ucraina. Scritto quando ancora neanche si immaginava che sarebbe scoppiato un conflitto nel cuore dell'Europa, un mondo aperto per una buona politica sulla lettera enciclica Fratelli Tutti è un inno ai valori più profondi della democrazia e alla straordinaria potenza del dialogo, partendo dalle parole di Papa Francesco. Quali sono i punti che a lei stanno più a cuore sottolineati in questo testo? Beh, ce ne sono molti. Oggi un attuale è il discorso sulla guerra, naturalmente. Il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta, e quindi è molto da riflettere. C'è il tema della fraternità, c'è il tema di occuparsi degli altri. Secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente, perché sono molto sollecitatrici. Per esempio, il Papa dice, rispetto alla triade libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso. La prima e più importante è la fraternità, perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto. Dal punto di vista della riflessione culturale e politica è molto significativo, insomma, ci sollecita, come ho detto, molto. E poi il tema della pace, la costruzione di un mondo in cui le armi non facciano distruzione, non uccidano innocenti, non si aggredisca come sta avvenendo in Ucraina, e si costruisca una convivenza positiva. Ma una politica basata sul dialogo, sulla coesione sociale e soprattutto attraverso quel principio di fraternità, che non deve essere interpretato come un principio ascrivibile ad un credo religioso solamente, ma è il fondamento della comunione a livello sociale. La comunità a livello sociale ha bisogno appunto di dialogo, di costruzione. E poi devo dire, nemmeno prevedendo evidentemente quello che poi sarebbe accaduto con la guerra in Ucraina, il titolo dato, che prende in buona parte quanto riportato nella lettera enciclica Fratelli Tutti, un mondo aperto, sta appunto a significare la possibilità, si lasci passare questa espressione, di una globalizzazione in positivo di valori, di principi e di una condivisione, perché siamo tutti collegati e nessuno si può ritenere di salvarsi senza che si salvi anche l'altro. Anzi, salvare l'altro significa salvare se stesso. Si chiude qui La voce del Consiglio. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana.